Questa straziante preghiera del profeta Geremia la ripetiamo ogni mese alle lodi mattutine del venerdì della terza settimana del Salterio, dopo il Salmo 50. La situazione che il profeta vive è terribile. Prima c'era un re giusto, Giosia, un riformatore religioso, per ritornare alla fedeltà delle origini, ma è stato ucciso dal faraone d'Egitto in guerra. Il successore Joachim si fa prendere dalla corruzione e dal sogno nazionalistico sostenuto dalle false promesse dei falsi profeti da lui stipendiati. Mentre non si accorge della nuova potenza militare, i babilonesi, che hanno addirittura sconfitto gli assiri. Infatti Gerusalemme viene poi conquistata, il tempio profanato, il re ucciso, e al suo posto verrà messo un re fantoccio. Una parte del popolo viene deportata. La situazione economica è terribile e di lì a pochi anni il tempio verrà distrutto, il popolo deportato quasi completamente, la città rasa al suolo. E Dio sembra non fare nulla in questa situazione. Sempre mi colpisce una frase di questa preghiera. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. A volte anche noi sacerdoti non sappiamo più cosa fare di fronte a questa situazione di crescente secolarizzazione. La fede sembra sparita dal cuore della gente. Qualsiasi iniziativa cerchiamo di fare, alla lunga fallisce. Qualche anno fa si metteva in discussione Dio, la preghiera, la liturgia, ma i valori cristiani tutto sommato tenevano. Adesso nel cuore della gente crollano anche i valori. Tutto è lecito: essere razzisti, seminare odio, non c'è più il senso del bene comune, l'amore per la comunità, il senso di fraternità con gli altri popoli, il rispetto della verità, la ricerca di una coerenza personale. Abbiamo tolto Dio dalla nostra vita e a poco stiamo perdendo la nostra umanità, la nostra dignità. E Dio sembra assente, il male sembra invincibile. Il veleno di questa nuova mentalità che distrugge tutti i valori è di moda, è diventato il pensiero dominante. E addirittura nella Chiesa, nel campo di Dio, questa zizzania velenosa è sempre più presente in mezzo al buon grano. Sempre di più tra noi ci sono falsi profeti che in nome di Dio giustificano come sacrosanti questi disvalori che non sono altro che l'effetto del tramonto di Dio dal cuore della gente. Dio ci sta punendo, Dio ci sta purificando, Dio ci sta correggendo. Adesso è l'ora della conversione. È il tempo di testimoniare oggi più che mai la nostra fedeltà a Cristo e all'uomo. Dimostrare a fatti che crediamo nell'uomo, nel bene comune, nello Stato, nella fraternità, nel dialogo, nella sincerità, che diffidiamo dei leader e dei potenti. Come dall'esilio a Babilonia è nato un nuovo popolo ebraico, più fedele a Dio, tanto che il popolo non è più cascato nell'idolatria come prima. Pensate, prima sempre cadeva nell'idolatria, dopo l'esilio quel peccato non ha fatti altri, ma quello non c'è più cascato. Così da questa secolarizzazione io so già che nascerà una nuova Chiesa, più autentica, più missionaria, più coerente, una Chiesa in cui fede e vita sono collegate, una Chiesa che sa tradurre il Vangelo in stile di vita quotidiano.
si realizzerà di nuovo quello che lo stesso profeta Geremia promette un po' di capitoli più avanti. Qui siamo al capitolo 14, ma al capitolo 31 dice: ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele concluderò un'alleanza nuova. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno. Questa nuova alleanza, che è un rinnovare l'alleanza già fatta da Cristo sulla croce, verrà attraverso di voi, sì, proprio attraverso di voi.